Felice regresso! Figli della terra capitale! Doggy, doggy! Uff, uff! Doggy! Te lo ricordi, campioni a quattro zampe? Che bello che era! Ma perché non fate più quei programmi? Campioni a quattro zampe? Don Gio! Ok? Che non sblanerei. No, perché cerca di accaparrarsi tutto. Dai che... Oh, ma questa riunione parliamoci adesso, perché tu non ci credevi alla riunione. Siamo qua, siamo, sì, ma siamo noi e loro adesso. Dogo, okay. Dogo, vi parlo con tutti come una grande entità. Dogo gang fieri. Chi prende i soldi e fattura. Dogo, cioè, avevo bisogno di sti cazzi di soldini. Ma vai, questo è il periodo delle reunion, scusami. Intendava abbastanza quello che stavi prendendo. No, scusami, cioè, c'è il periodo delle reunion, negli articolo e i cazzi, cose. Alla fine Don Giorgio ha detto: senti, io devo pagare l'asilo a mia figlia. E Gue dice: io soldi non te ne presto. Faccio: no, però. Come no, ragazzi, è diventato un svizzero quello. Almeno un concertino a sgamo, facciamolo. Ma secondo te quindi è un concertino a sgamo o un disco? Perché ci sono varie voci. Io ho un sospetto, ce l'ho, che sia uno dei più grandi bluff del mondo dopo Capo Plaza. Allora, secondo me dovrebbero fare così. Iniziamo con un concertone solo Greatest Hits. Così facciamo solo i pezzi belli, solo quelli belli. Ah, a proposito, noi per prepararci a questo evento e anche avvento, infatti ho la giacca avvento come i preti sotto Natale. Madre cazzi. Abbiamo fatto tutti il re-listen dei dischi, tutta la dogologia, quindi da Mephist, che abbiamo già fatto l'anno scorso, ma lo so per memoria, va bene, Penna Capitale fino a Non Siamo Più Quelle dei Dogo. Usciranno a cadenzata sul canale, in modo da prepararci tutti insieme alla grande reunion. Da questa settimana inizia. Ritardati. Aspetta, prima del like. Ritardato di merda. Tu che mi dici che io sono in combutta con le grandi case discografiche perché abbiamo iniziato a fare una volta ci hanno detto sta cosa è finito che cazzo in faccia a tua madre questa cosa qui, eh? Sì, ma penso che sia amichetto anche di questa situazione, perché siamo in combutta con chi? Con le case discografiche facciamo i finti di strada mentre noi la teoria è questa. E noi facciamo i finti di strada per attirare i ragazzini mentre in realtà siamo in combutta. Questi sono quelli che seguono te. Ci hanno creato a tavolino le case discografiche. Sì, perché noi sapevamo prima dell'uscita dei Dogo e quindi abbiamo cominciato un mese prima a fare le reaction alle riviste in modo che si iniziasse a parlare. Testa di cazzo. Ma se io ero in combutta con le case discografiche, vivevo nelle cazzo della merda e questo mangiava nelle ma scemo di merda. Ma te, tutti quelli che ti seguono, tu sei fan di quell'altro coglione che si manda. Un abbraccio, mi fate tanta tenerezza. Sentite, fottiamo un attimo l'algoritmo. Sì, ma non avete meno di 15 anni, avete di più. Ma raga, ma 15 anni io ti perdono. Allora, se tu sei un b-boy d'assalto, no? E hai 16-17 anni e mi viene a dire: tu non spingi il vero rap perché Tauro Macchia lì, la Titano Macchia non l'hai fatta e alle gem non ti vediamo mai e sei un coglione perché non spingi il vero rap, il freestyle non lo caghi. Dillo a Mother, dillo a Dreamer, vabbè, comunque io ti perdono, sei un b-boy d'assalto, sì, mi rompi il cazzo. Padre Barlo ti perdona. Ma no, ma perché va bene, è giusto. Sì, sì, hai 15 anni, ma sei va un bene, b-boy d'assalto, va puoi bene. Puoi anche dirmi che Tony Boy rappa bene a 15 anni, ma va bene così. Non è che ti offendo, non ti insulto, ti dico va bene, sei un b-boy d'assalto, ma se hai più di 23 anni e sei un ritardato mentale, no. Poverino, il terzo Arcade Boys d'ora in poi sarà un insegnante di sostegno. Anche quella tipo il coro dell'Antoniano quando devi cantare, no? Per le analisi dei test. Comunque, guardiamo sta cosa. Commenta per fottere l'algoritmo. Un like, una preghiera per la nostra sanità mentale. Commentate anche creando una discussione reale su quello che secondo voi saranno i Dogo. Se sarà un porca puttana di solo concerto per rubare dei soldi. Aspetta, per favore. Soldi. E qua parliamo di soldi. Quando parliamo di soldi divento mezzo ebreo. Sì, come dicevo. Perché le case discografiche non ci pagano abbastanza. Dicono tanto le robe le fanno già lo stesso. Poi però quando te le faccio che dico che fa schifo venite a rompermi i coglioni. Ecco cosa fanno le case discografiche. Rompo di coglioni e basta. Eccolo. Dai. Vai. C'era un tempo. Ma sei tu? Sì. Batman. Raga, Batman è uno sbirro pieno di soldi. Ma che cazzo di supereroi vi guardate, porca m***a? Solo. Ma quindi Beppe Sala... guida Cischi. Oh, ma stai zitto che sto guardando questo fantastico video. Si guidava Cischi, la macchina del sindaco. Che è? Guarda, è Batman, è proprio Batman. È il Dogo segnale. Lo sente il suono che proviene da là sotto? Sì, sono i crimini che non riescono. Massimo! Che gran citazione. Sento.
Ma invece di fare le minchiate, Sala, ma perché non ci butti 4 sbirri in più in strada? Ma perché non aggiusti le strade? In locale. Ah. Ogni autoradio, ogni telefono, ovunque. Ci hanno rubati? Sono ovunque. Si fa piacere e poi dimenticare. Ed è proprio questo il suo potere. Cosa? Del dogo? E come le peggiori epidemie. Dico molto figo. Mamma mia, non, figo. Non me ne frega un molto cazzo. Molto figo, molto figo. Ha costruito il suo esercito. Non possiamo permettere che vincano loro. Bacca, tanto non te li fanno fare i tornelli. No, l'ha già fatto un film. Peccato però. Allora perché è venuto qui, signor sindaco? Signor sindaco. Per pisciare in testa ai milanesi. Qualcuno una volta disse. Cazzo in culo non fa figli. Così disse. Tu più tu li chiami eroi. Ma cos'è? Hanno ucciso Papo Ragno. Sì, leggi. L'ultima volta sono andato. Madonna, che recitazione. Ma è un rischio che dobbiamo correre di fronte a un nemico così grande. Una testata. Ma chi è il nemico così grande? Noi? I Dogo. Sono l'unica speranza. No, i Dogo sono l'ultima speranza. Ma come? Ah, la trap, la drill, i Maranza. No. Ah, razzisti! Siamo noi il pericolo più grande, cos'è? Il cielo. La Dogo Machine. La pettoniera. La merda. Ah, no, no, è uno di quelli. No, oggi questo è solo una leggenda. La pettoniera. Non si sbagliava. Madonna. La leggenda dei club. Cazzo. La bettomiera. Una leggenda. Mamma mia. Doccio. Se c'è il dogo. No, c'è il cazzo di quei. Che cosa vuoi che ci sia? Dogo. Sembrava Marrueco da poco. Madonna, che bomba. Posso dire che un po' mi emoziono? È bello però, che figata incredibile. Sì, ho un po' di pelle d'oca però. Dai, no, cioè, dai, cazzo. Non c'è una canzone? No, no, mi sono succato tutto sto intro? È proprio per questo che ti dico che secondo me ti fanno il trick. E non è un disco ma è un live. Allora, che io sono pagato dalle case discografiche e queste cose le so. Ma io voglio l'intro del sindaco di Novara per il discorso di fine anno che farò. Va bene. Che è lì che fa le live e dice, no. Però il youtuber ha 40 anni. Allora, il rapper ha 40 anni. Bisogna leggere il comunicato stampa che ci è arrivato. Sì. Per capirne di più. Questa è un'inchiesta. Inchiesta? Dogogate. Dogo gay? No, ok. Dogo gay. Dogo gay. No, gay. Ma ti è muta. Ma perché? Perché è la regola grammaticale. Il gruppo più influente della storia del rap italiano torna a sorpresa con un misterioso trailer. Lo dicono anche quelli del comunicato stampa. Il mistero del misterioso trailer. Ospiti speciali. Claudio Santamaria, fortissimo abbiamo visto, e il sindaco di Milano, Beppe Sala, che poteva essere una merda, invece è stato molto potevano bravo. Mettere... Ma non è Albertino il sindaco di Milano? Ci assomiglia molto. Beppe, correndo si è succato così tanto che è diventato Beppe Sala. Beppe, potevi pisciare in testa ai milanesi e ancora diventavi il mio idolo? Ma come ancora? Quando no, che l'ha fatto? In generale, sei sindaco, io ho un sacco di soldi. Sono trascorsi quasi 10 anni dall'ultimo album dei Club Dogo e ce lo ricordiamo come fosse ieri. Esatto. Trovate qua la clip. No, non la metto la clip, metti devo ancora clip, tagliarla. Allora, quei Jake La Furia e Don Joe, che con il loro sodalizio sono entrati nella leggenda della musica italiana, rivoluzionando le classifiche per come le conoscevamo e facendo da apripista a una generazione di giovani artisti pop, coca, rap, sì, si sono dedicati questa alle... è tutto tu, eh? No, no, cioè... sono dedicate alle loro carriere soliste. L'inossidabile amicizia che li lega, però, non è mai tramontata. Ma non è, è vero. Vaffanculo, ma non è vero. Lasciando ai fan la speranza. Speranza. No, quella era che qualcuno si lascia come le con l'ex. Si lascia le porte aperte che dice. Ma l'amicizia non è. Di modo che sai mai che è una pucciata di minchia, ce la faccio ancora. E in effetti è una pucciata di minchia che pubblica oggi un geniale e misterioso trailer di ispirazione cinematografica, esatto, per la regia di Mark Lucas, che non aveva fatto ancora nessuno questo mese. No, no, io volevo dire una roba. Batman, signori, è uno sbirro pieno di soldi e dà la caccia alle vere vittime della società, che poi vengono chiamati mostri. Che cazzo di supereroi guardate? Capito? Quindi ci sarà un fondo di verità. Cioè, forse ancora peggio dei supereroi Marvel, che sono tutti militari, filo governativi, però, pezzi di merda. Batman non lo guardi per Batman, per Batman lo guardi per i cattivi, che sono per bellissimi. Catwoman. Che hanno ragione i cattivi. Hanno ragione i cattivi. Io sempre, per esempio, io Mr. Freeze
Mr. Freeze, Dottor Gelo. Quanti cazzo si chiamavano così? Tantissimi. Dragon Ball. No, ma era uno dei miei cartoni preferiti, no? Schwarzenegger. Tra l'altro, la parte, se... a parte lui, proprio la storia bellissima, no, dell'amore, certo, schiacciato. Io credo che Batman lo guardi per i cattivi, è come il disco del Dogo, non lo guardi per i Dogo, per i sposi. No, per caso non volevo dire questo. Il Club Dogo, gruppo fondato dal rap, dai rapper, bla, cioè dal produttore, sono un'istituzione. Leggili i nomi. Nel 2003 pubblicano il loro primo autoprodotto, Mifist. Bello. E il disco passa di mano in mano, sempre peggio, con i dischi successivi, fino arrivando all'ultimo. Aspetta. Traghettandoli dall'underground alle classifiche. Con i successivi lavori. Della discoteca. Che hanno fatto la storia. È un comunicato stampa, bisogna leggerlo bene, perché sennò sì, poi mi rompono il cazzo che modifico le cose che dicono al comunicato stampa. Io un'altra denuncia per diffamazione mezzo stampa per te non la prendo. Grazie. Quindi non la fai leggere bene, per favore, perché la signora Rossana Moro ha scritto un bellissimo, e Lucrezia Spezio ha scritto un bellissimo comunicato stampa, e non mi rompe di coglioni. Con la loro crew la Dogo Gang ha inoltre contribuito a portare successo molti artisti con nome su tutti Marrakesh. Adesso è la Dogo Gang che ha portato Marrakesh al successo. Tra l'altro, miglior penna d'Italia. Ascoltate. Quindi la miglior penna d'Italia l'hanno portata a chi fa il Club Dogo. Ma poi tutte le strofe di Marrakesh in tutti i dischi di Club Dogo sono di una... sono bellissime. Allora, le vedrete nel... Rossana e Lucrezia, fatevi chiamare così. Potete scriverci anche a noi, trafiletto per noi, e che no, da buttare in giro, per favore. Sì, è vero, non abbiamo bisogno, non abbiamo una presentazione. Io non so scrivere, già GPT è un coglione. Io poi esagero le informazioni, lo sapete che... Per favore. Vabbè, fateci sapere qua sotto cosa ne pensate anche voi di questa regola. Sarà o solo un concertones per fotter la SIAE, però con solo le Greatest Hits e mega featuring, così siamo contenti tutti e nessuno può dire che di quei 7 album 6 facevano cagare. Tipo, c'è chi lo dice, io no. Non vogliamo spoilerare, non un vi spoilerò cazzo. Niente. Guardatevi le reaction dei Back in the Days, perché sono reali. Però sono reali, riguardatele con l'orecchio di oggi, eh. Non fate i fanboy. Dovete essere scevri. Io ho fatto un po' il fanboy, però tu sei scevro. Dovete essere scevri da un preconcetto, capito? Di affezione, perché tu magari... Però quel... stai andando a fanculo a parlare di altro. Allora, hai detto o sarà un concerto per grattare i soldi, o sarà effettivamente una reunion che indica che poi ci sarà nuovo, almeno un disco insieme. Oppure, ancora peggio, cosa? Flash mob. Fanno venire i fan, fanno il flash mob e fanno fare a loro. E nessuno... Vabbè, questa è un'opera d'arte. Sarebbe un'opera d'arte. Io spero per il flash mob.